Signori miei, capitolo 16 di questo Uncharted 4, fine di un ladro. Bentornati sul canale di Adri, ovviamente. Andiamo avanti con la storia, che in realtà è un flashback, quindi avanti in un certo senso, ma nell'altro anche indietro, perché con questa specie di cazzo è Hogwarts, cazzo. C'è un po' di bollette non lette, eh? Voleva la pena provare. Non aperte. Ok, dove andiamo? Forza, diamo un'occhiata sul retro. È tramonto. Nathan, guarda, una finestra aperta. Sì. Mi devi dare la mano, però. Io immagino la litigata che ci sarà tra loro due quando poi ci risveglieremo. Perché prima o poi dovremo risvegliarci per forza. E andiamo. Sulla finestra? Sulla finestra. Ok, d'acqua. Forza, Nathan. Wow. Da brividi. Sì, tieni. Ne ho qui un'altra. Dunque, hai in mente una stanza in particolare? Ma prova a vedere se noti libri, diari o anche qualunque tipo di documento scientifico. Boh, non so. Tanto qua c'è una scatola. Tipo quelle dell'IKEA. Però di cartone. Qui non c'è niente. Mica richiude lo stronzo, eh. Che farabutto. Books, libri. Foto anche questa? O comunque niente di interessante? Esatto. Niente. Di certo non saranno in questa soffitta. Gli scatoloni sono pieni di attrezzature da viaggio e campeggio. Meglio tardi che mai te ne sei accorto. Qua che c'è? Nome incomprensibile. Allora la porta. Invece no. Sì, può andare. Ah. Più challenge la cosa, eh. La botola. Scendiamo. Via. Minchia, che salto. Gli appunti di nostra mamma. Come usava dei quaderni rilegati in pelle bianca. Sì, lo so, ma questo posto è così grande. È come cercare... Un'altra scatola. Ah, ma è casa loro questa. Non capivo. Sembra lo chalet dove muore Joel in The Last of Us parte 2. Pelle bianca. Forse ne ho trovato uno. Davvero? Gira. No, non è della mamma. L'idea era giusta. Continuiamo a cercare. Ah... Sam, mi prenderai per matto, ma questo sembra un vaso della dinastia Ming. Minchia. Nessuno sano di mente abbandonerebbe... Dinastia minchia. Dinastia Ming. Altra lettera. Eddie era suo padre. Credo. E Evelyn sua madre. Per forza. Queste scatole ti ricordano nulla? Tutti i posti in cui abbiamo vissuto. Esatto. Papà diceva sempre: perché disfarle? Tanto tra un mese traslocheremo di nuovo. Il solito idiota. Torniamo di là? Ah no, un'altra stanza, ok. Apriamo tutte uguali. Ma che diavolo. Bella. Non è il tesoro di Uncharted 1 questo? Gli assomiglia molto. Una
una specie di sarcofago. Sì. Non era proprio uguale. Questo posto è pieno di sarcofagi. Sarcofagi. Sam, è autentico. Cos'è questo posto? Cioè, ci pensate che tesori così, tipo nell'antico Egitto, anni fa venivano venduti tipo 2,5 lire, adesso valgono... L'antica Roma. Cioè, hanno un valore inestimabile. Forse il quarto secolo. Fantastico. Cioè, una cosa guadagna valore solo perché è vecchia. Tipo una spada dell'antica Roma. Solo perché è dell'antica Roma. Pezzo di ferro. Ho già visto quello. Magari fatto pure da uno schiavo sottopagato africano. Etrusco. Ah, è vero. Sì. Marito e moglie tumulati insieme. È un po' lugubre, ma devo ammettere che ha un suo fascino. Già. Sembra di stare in un vero museo. Secondo te c'è anche la sala dei dinosauri? Non mi stupirebbe. Forse lì la madre è morta. No, non si fanno battute. Ripostiglio, credo. È un labirinto sta casa qua, davvero. Poi il corridoio dell'IKEA. Chi sono? Eh? Un coglione sei. Livingston, dai! Un figurino. Cuscina. Se non mi addormento prima? Cavolo! Cosa non darei per un invito come questo? Tanto secondo me verremo scoperti. Sicuro. Libro? Questo l'ho appena letto. Sì? E com'è? È incredibile. L'Asa. Parla della prima... Ah, un quartiere di Firenze, l'Asa. Quindi dove andiamo? Se potessi andare ovunque nel mondo, tu sceglieresti? Ovunque? America. A parte loro... No, loro sono inglesi. Allora... Credo. Vediamo. India. Sì, alla scoperta. Perché? Giro, giro, tondo. Unione Sovietica. Oddio, non te lo augurerei. Soprattutto negli anni 80. 80-90, quando è inventato questa cutscene qui. Non lo consiglierei. Inghilterra. Non sarebbe male vedere il castello di Windsor. No, sono americani. Giusto, vedi? Sam. Ehi, non guardare me. Non è colpa mia se non eri ancora nato. E comunque anche io ricordo poco. Insomma, non era questo granché. Sì, sì. Ancora c'era Girà? Ah, ultimo giro, ok. Ultimo giro. Brasile. Ora sì che... Cambiato emisfero. Il fascino misterioso della foresta amazzonica. E il fascino degli indigeni con le frecce avvelenate. Sì, sì. Le frecce avvelenate. Bene, di qua che c'è? Una statuetta di uno che caga. Madonna. Non sei troppo giovane. Tette mosce. Wow. Questo tavolo è grande come quelli della mensa all'orfanotrofio. No. A me qui si mangiava meglio. Ci vuole poco. Punto. Datemi una mensa dove si mangia bene. Visti i soprammobili, i soldi per farlo non gli mancavano. Infatti. Ma sarà passato parecchio dall'ultimo ricevimento. Un'armatura. Francese, direi. Ecco l'entrata. Cerca di non puntare troppo la luce verso le finestre. Se no ci scoprono. Ora facciamo magari un giretto. Madonna, finisce più. Aspetta, aspetta. Fammi passare un attimo qua sotto. Madonna, è enorme. Quanto ci avranno messo a programmare una mappa così? Quali della cane rapato, ragazzi? Naughty Dog, cane rapato. Precisiamo. Qua manca metà lettera. Non da quando apprezzi la musica classica? Ehi, sono un tipo dai mille interessi. Sì, la figa, la figa, la figa, la figa, la figa, fino a mille. Samurai. Ecco i suoi interessi. Conosci anche l'emblema? Il fiore di Malvarosa si lega... Vediamo... Zitto, non suggerire... Qua come quando in Left Behind...
Ellie e l'amichetta si provavano tutte le maschere al negozietto. No. Ma si è capito che quei libri lì non contengono un cazzo, no? Lasciali stare. Oh, wow. Conoscevano Amelia Earhart. Scherzi. Cavolo, conoscevano tutti i più grandi. Immagina cosa si prova a scoprire per primi queste cose. Un gong con drago. Sembra del sud-est asiatico. Qui è da sola. Non è che poi ci scoprono, proviamo a dire che questa è la casa della madre, ma che poi è stata in realtà acquistata da qualcun altro. E quindi siamo abusivi e finiamo in prigione? Perché può darsi, eh? Bussola, meridiana. Ok, tutte lettere alla madre. È una faccia tosta la madre, è sicuro. Qua non si va da nessuna parte. Quindi torniamo indietro. Ho visto che c'erano scale e scale a chiocciola. I diari della mamma non siano qui. Diamo un'occhiata di sopra. Perché? Niente. Le cose della mamma potrebbero essere in queste stanze. Proviamo a entrare. Non avvicinare cose alla finestra. In realtà là ci sarebbe qualcos'altro, ma fotte sega. Parte chiusa. Mi sa che c'è da andare là per forza. Appunto. Dell'aria lassù. Aspetta, le scale, ma non si possono usare. Sei pronto? Ops. La Polaroid. È una Polaroid. Sì, fa vedere. Penso funzioni ancora. Perché gli hai rubi di mano? Fagliela guardare. Fai un bel sorriso. Non perderla. La agita. Bellina. Che adesso compare. Scuoti. Un altro po'. Ok, direi che ci siamo. Ma l'ha lasciato cadere lì. È finito. Ah, ok. Attento a non cadere. Tanto ormai. Anche se cade. Oh, ho capito dove deve andare. All'altra parte. No. No. Oh no. Bene così. Qua c'è un binocolo. No. La palla di vetro. Sì, compilata. Ok, traversata. Ehi. Hey.
Questo condotto è lassù, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Ok. Cos'è l'allarme quello? Chiama il placcato d'oro. Cos'è quel LED rosso? Aiuto. Chiuso, chiuso, sinistra, sinistra. Aspetta. Siamo arrivati da qua. Di qui? No, allora là in fondo. Vabbè, ci ho sperato. Ok. Più forte. Oh, cazzo, dove siamo? Bene. Ok, sono dentro. Ma è chiusa. È chiusa anche... Pillole? Cerca, forse c'è una chiave. Codeina. Cazzo è? Ah, ok, grazie dell'informazione. Sono ignorante. Molto ignorante. I genitori con uno dei due figli, sicuro. Ecco la chiave. Riponi, ma in tasca, eh? Furbetto. Quindi? Niente. Non ho trovato diari. Pazienza, resta ancora una porta chiusa, dai. Forza. Magari la chiave va bene lo stesso. Può essere, eh? Wow. Paradiso dei diari. Dai, proviamo a cercare. Sam. Cassandra. Trovato qualcosa? Ma forse la madre era Cassandra. Sì, è lui. Ricchezze del paradiso. Sono quei segni. Harry Avery. Il colpo alla Gansway. Ecco dove l'hanno scoperto. Cosa hai sentito trovato? Una voce. Questo non lo ricordavo. Sì, neanch'io. Ma è... sì, è di certo la grafia della mamma. Mani in alto. No. Ehi, 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 quella non serve. Che cosa ha preso? Ehi, ehi, la pistola su di me. Datemi il diario. Ok, va bene. Sta morendo. Mi spiace, Nathan. Chi è sta vecchia racchia qua? E adesso? Adesso. Aspettiamo. La polizia. La polizia. Ah, senta, perché andare incontro a dei grattacapi? Fermi. Solo per rovinare la vita di due ragazzi. Sarebbe... Non costringetemi a spararvi. Per favore, signora, nessuno si è fatto male, giusto? Bisogna affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Almeno lasci andare lui. L'ho portato per fargli vedere le cose di nostra madre. Tutto qui, lui non c'entra nulla. Cosa? Le ho detto che la colpa è solo mia. No. Vostra madre, hai detto? Sì, quel diario
era di nostra mamma. Adesso la polizia arriva, ma lei muore, sicuro. I figli di Cassandra Morgan. Ah, non era Evelyn, era Cassandra, ok. Salve. Mio Dio. Vi ho quasi sparato. Sì, a proposito, le spiacerebbe. Certo, stai morendo, fatti una sigaretta. Conosceva mamma? Lavorava per me. Come credo avrete notato, sono una specie di collezionista. Riduttiva come definizione. Quindi mamma era la sua interprete? Vostra madre era la storica più in gamba che abbia mai conosciuto. Insieme avremmo realizzato grandi cose. Ma se n'è andata. Poi la sua malattia. Mi spiace. No, tutto ok. È passato molto tempo. Vivere è passato tanto tempo. Tutte le sue scoperte. Questa sarebbe stata la più illustre. Se che parvi smagna. Conosco questo motto. È quello di Sir Francis Drake. Sì, latino e personaggi storici. Erano gli argomenti a cena. Eravamo una famiglia bizzarra. E ha mai parlato? E il padre? Riguardo Francis Drake e i suoi eredi. Sir Francis Drake non ha avuto eredi. Già. Secondo la storia ufficiale. Ma vostra madre e io non ci credevamo. Lo studio dei segreti di quel pirata è l'ennesima avventura a cui dovrò rinunciare. E dovrò rinunciare a molto altro. Perdonatemi. Lo sfogo di un'anziana. Che poi così anziana non sembra. Ecco. Appartiene a voi quanto a me. Chissà, forse un giorno finirete ciò che lei aveva iniziato. Sì, ecco, possiamo andare, vero? Parlerò io con la polizia. Siete riusciti a entrare? Non avrete problemi a uscire? Sì. Ecco. Scusi il disordine. Dai, Nathan. Andiamo. No, vabbè, dai. Si sente bene? Così ci accusano pure che l'abbiamo ammazzata. No, 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 no. Ehi, ehi, ehi. È infarto questo. Sam? Signora? La polizia? Tutto bene? No. Aspetta, dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo tagliare la corda. Non possiamo abbandonarla. Non c'è nulla che possiamo fare. Ok, dobbiamo scappare se gli sbirri ci trovano qui, eh. Signora? Nathan! Dobbiamo andare, subito. Dopo quasi due capitoli dove non dovevamo combattere, adesso bisogna combattere pure senza armi. Ok, tu vai di sopra, tu vieni con me. Ok, sul tubo. Aspetta. Anche perché combattere con un bambino di forse 10 anni non è il massimo. Controlli tu la fontana. Non ti vedo. Oh cazzo. Certo, anche te che hai chiamato la polizia prima, però stronza, eh. Brava, ma stronza. Il camino, andiamo. Arrivo.
giù. Ce l'avete messo? La strada per il cancello sembra libera. Sospetti, un minore, al cancello. Sono da qualche parte lì. Ok. Fammi scendere. Nathan, cos'è stato? Stai bene? Eccoli, alto là, corri! Ma perché sparano? Di qua! Anzi, per ora non sparano. Fermi, maledizione! Di qua? Vai, vai, vai! Via! Via, via! Chiama rinforzi! Ci han fatto! Ultimo avvertimento! Giù a terra e mani sulla testa! Come sono crudeli i poliziotti! Ops! Andiamo, forza! Corri! Per l'altro cancello, allora. Corri! E io corro. E corre anche te. Via. Stanno fuggendo! Torniamo al cancello principale. Minchia, ma è enorme sto posto. Sulla moto, presto, dai! Reggiti forte! Ce ne siamo andati, no? E qua è... qualche tempo o qualche ora dopo? Qualche minuto dopo, ok. Dovremmo avercela fatta. Che dici di fermarci a prendere fiato? Cos'è New York? Questo è il ponte di Brooklyn. È uguale. Che nottata, eh? Che nottata. Quella signora. Ehi. Ehi, stammi a sentire. Non è stata colpa nostra. Insomma, la signora... era... malata. È giusto starci male. Ma non potevamo impedirlo. E ora che facciamo? Non posso tornare all'orfanotrofio. E tu non puoi tornare al lavoro. Non torniamo. Certo. No, dico sul serio. Scappiamo da questo posto e andiamo il più lontano possibile. Sì, e la polizia non ci troverà mai. Beh, suppongo cercheranno Nathan e Samuel Morgan. Sì, siamo noi. Se non lo fossimo? Nathan... prima alla villa. Eri ferrato su quegli argomenti quanto quella povera signora. Ecco, ho sempre saputo che eravamo destinati a qualcosa di grande. Ma fino a stanotte non avevo capito cosa. Ma questo, l'opera incompiuta di mamma, è la nostra occasione per iniziare una nuova vita, con una nuova identità. Come dei ladri. Conosco dei tizi. E sono bravi con i documenti. E il nostro nuovo nome? Per mamma Sir Francis Drake aveva degli eredi. Chi siamo per negarlo? Dici sul serio, non è vero? Nathan, siamo nati per questo. E ti prometto che tu e io, insieme, faremo strada. Che te ne pare? Nathan Drake. Non ho cambiato il nome? Ah. Per Francis Drake. E da lì è cambiato tutto. Siamo diventati esploratori, avventurieri. Ma più che altro Elena come ha fatto a trovarlo? Cerca di stare fermo. Quella è la mia domanda. Per un po' era come se... entrassimo e uscissimo di galera attorno, se non eravamo dentro insieme. E quando l'ho perso, quando ho creduto di averlo perso,
mai più voluto parlare di lui. Qualcosa. Questa è tutta una scusa per dire che avevano bisogno di aggiungere un protagonista, un secondo protagonista, un coprotagonista. In questo Uncharted 4 non sapevano a cosa appendersi, hanno inventato la storia del fratello, ma il fratello non è stato menzionato nelle parti precedenti in Uncharted 1, 2 e 3 perché semplicemente non ci avevano pensato, non era nei piani. Però la cosa è giustificabile, per carità. Penso che tu sia... L'hanno romanzata così, l'hanno romanzata anche bene, eh. Non posso dire il contrario. E per fortuna non hai perso una gamba o altro. Sarebbe stato un bel problema portarti via da qui. A proposito, come mi hai trovato? Oh, è stato facile, ho seguito il rumore dei proiettili. Ma perché eri qui? Fin qua giù. Con Sally. Certo. Mi senti, Sally? Lui non muore mai. Lui come sta? Oh, sai, un po' ammaccato, ma è ancora vivo. Ordinaria amministrazione. Ora non ci resta che salvare l'altro Drake. Che vuoi dire? Te lo spiega Nate. Vecchio mio, è bello averti qui. Non potevo mancare. Che è successo, Sam? Rafe l'ha preso. Sai dove sono? Sì, sono diretti alla punta nord dell'isola. Cerca un posto in cui atterrare da quelle parti. Una volta liberato Sam, dovremo andarcene in fretta. Ricevuto. Ehi, è il tesoro? Scordatelo. Non ci serve. No, no. Lo avremo. Lo avremo, lo avremo. Sono tutte cazzate. Cioè, quindi... Il debito è... E la fuga? Sì, Sam si è inventato tutto. Che stronzo, vero? Senti, ti spiegherò tutto appena saremo insieme, ok? Sì, non vedo l'ora. Ah, e state attenti laggiù. Ci conosci? Fai a cambio? Grazie. Di niente. No, intendo... Grazie che mi hai salvato. Di nuovo. Ho rischiato di non farcela. Già. Andiamo. Ho trovato un veicolo. Però lui vuole farcela lo stesso. Siamo diretti al versante settentrionale dell'isola. Sì, New Devon. È la patria dei fondatori di Libertalia. Ed è dove Rafe sta portando tuo fratello. Il tesoro probabilmente è lì. Dobbiamo prima salvare Sam. Capitolo 17. Nella gioia e nel dolore. Questo sarà.